considero che l'articolo 3 della nostra Costituzione sia l'articolo fra i più importanti, in un certo senso si potrebbe dire addirittura il più importante della Costituzione, soprattutto mi riferisco alla sua seconda parte, che è una reale innovazione rispetto a tutte le Costituzioni tradizionali di tipo occidentale, le quali, anche le più larghe, garantiscono sempre dei diritti formali, ma non si preoccupano di come questi diritti possano essere realizzati veramente. Il pregio dell'articolo 3, che è stata una proposta mia alla Costituente, è che dopo aver affermato una prima parte il diritto all'uguaglianza, il principio dell'uguaglianza come c'è dappertutto, ha però aggiunto che perché questa uguaglianza diventi realtà bisogna che la Repubblica, cioè lo Stato e tutti gli organi pubblici, facciano tutto il possibile per eliminare ogni disuguaglianza reale, economica, culturale, per mettere tutti i cittadini in condizioni di poter effettivamente svolgere il loro ruolo nella vita sociale e politica.